Good evening to everyone. Buonasera a tutti. Rilassami. Anami. So, by Satguru's grace, again we have a chance to have a satsang. As I always say, let's not take it for granted. Let's not give the least importance, but let's give a lot of importance. It's an event. Satsang is always an event. Come spesso dico, non prendiamolo per scontato, alla leggera. È importante. Il satsang è un evento importante. Why is it important? It's important because we are going to talk about sat, the truth. Perché è importante? È importante perché stiamo per parlare di sat, la verità. The truth which is going to help us to live a better life, to become better human beings. Quella verità che ci aiuta a diventare esseri umani migliori, a vivere una vita migliore. Because if you talk about truth and we do the practice to come into touch with this truth, then this is going to gradually transform us. Perché se parliamo della verità e inoltre facciamo le pratiche per collegarci, connetterci con la verità, allora piano piano questa verità ci trasforma. Sometimes we have jumps. It's jump on the path and we go ahead. But it shifts. Sometimes it's slowly. But we are patient and we keep going. Talvolta sulla via si fanno grandi balzi in avanti, grandi cose accadono. Talvolta la cosa è lenta e bisogna perseverare e procedere. So, whichever it is, whichever way it is, we just keep going, keep doing our practice, because only by this we will reach our goal. Quindi in qualsiasi stato ci troviamo, qualsiasi cosa accada, noi continuiamo ad andare avanti. Perché vogliamo raggiungere la fine di questo percorso. So, in this satsang we are going to take into consideration a letter by Baba Sawan Singh to one of his disciples, female or man, in the West. In questo satsang stiamo per prendere in considerazione una lettera scritta da Baba Sawan Singh a un qualche suo discepolo, donna, maschio, in Occidente. So, in this letter, to my understanding, Baba Sawan Singh is giving some very detailed, precise, and meaningful advices about, by the way, how to reach this end of the journey. Per cui, a mio parere, in questa lettera, Baba Sawan Singh sta dando dei consigli ben precisi, concisi e esatti su come procedere per poter raggiungere il fine su questa via. Before singing these small letters, to which I touch some kind of a simple melody, I'm going to sing a bhajan by Master Kripal, taken from the book of his poetry called Divine Melodies. Prima di cantare questa breve lettera a cui ci ho messo una sorta di melodia, vi canto comunque un bhajan del maestro Kirpal preso dalla raccolta di sue poesie chiamata Melodie Divine, Divine Melodies. Per cui, incominciando a
ascoltando questo canto con tutta la nostra attenzione. So let's begin by listening to this song with all of our attention. I will try to sing it the best way I can. You try to listen to it the best way you can. Io cercherò di cantarlo nel modo migliore che posso. Voi cercate di ascoltarlo nel modo migliore che potete. It's a song of love. Master Kirpal knew only love for his master. So this is no exception. This song is also a song of love. Incredible love. Questo canto, come tutti i canti del maestro Kirpal rivolti al suo maestro, al suo Dio, è un altro canto d'amore. Perché questo era il suo modo di relazionarsi al suo maestro. Era una storia d'amore. So let's listen with attention, love, open heart, presence. Quindi cerchiamo di ascoltarlo con attenzione, un cuore aperto, amore, presenza. Pritam avsini siyajmera charane chumke sisni vasaname Pritam avsini siyajmera charane chumke Sisni vasanam shukar kar san us gari uton jis gari akan nevak sanam Marayus de baj na hore koi charane chum chum ke akhan te lav san me pritam avsini siyo aaj mera charan chumke sisni vasanam tera jahan na jag te aur disse kite jake hal sun vasanam jahan na jag tere disse kite jake sunva sanam pritam avsini se yo aaj mera charane chumke Sisni vasanam Mera dar diave Nainun mulechati Tere baj ro ro mar Javasanam Mera dar diave Ninan milechati Tere baj ro ro mar Javasanam Pritam avsini Sayo aaj mera charan chumke sisni vasanam baj pyare an de mere jin ko ta
yabaje un hal van jan vasanam lok akarne pritam gaya main aaj ta tina vikya mule akin pritam avasini se aaj mera charan chumke sis nivasan mahintar vani umar viya chadi ya baaj nikar di hoy nahi an pritam jave chaman nahi love main chaman us din di hoy kakna ikan pritam avsini se aaj mera charan chumke sis nivasan mein pritam avsini se aaj mera charan chumke sis nivasan So let's see what this bhajan means. Oh friends, my beloved is coming today. I'll kiss his feet and prostrate before him. I'll be grateful for the moment when my eyes shall see him. I, kissing his feet, shall touch them with my eyes, because none else is mine save him. To whom shall I tell my pathetic tale? For in this world there is none like him. O sympathizer, come to me at once. I am going to die weeping without thee. Without the beloved, it's very difficult to live. To whom shall I expose my heart but thee? O God, which will be the auspicious day he'll embrace me. My eyes are unshaded in beholding him. If the beloved comes to hug me, I'll become dust of his feet and a slave of him. So this in itself is such a beautiful satsang. I mean, such a love, such incredible love. Perché questo in sé è già un fantastico satsang. Ci parla di un tale amore incredibile. Lo leggo in italiano anche. I read it in Italian also. O amici, il mio amato verrà oggi ai piedi e mi davanti a lui. Sarò grato per quel momento in cui i miei occhi lo vedranno. Baciandogli i piedi, glieli toccherò con i miei occhi, poiché nessuno mi appartiene eccetto lui. A chi dirò questa mia storia patetica? Perché in questo mondo non c'è nessuno come lui.
Oh compassionevole, vieni subito da me. Morirò piangendo senza di te. Senza l'amato è molto difficile vivere. A chi esporrò questa mia? Il mio cuore, eccetto te. Oddio, quale sarà il giorno di buon auspicio in cui mi abbraccerà? E i miei occhi non sono sazi guardandolo. Se l'amato viene e mi abbraccia, diventerò polvere dei suoi piedi e un suo schiavo. Such beauty, such love. From this beautiful, powerful, massacre pal to his fantastic, amazing. Masterful Sawan Singh. Che amore stupendo da parte di questo straordinario, potente maestro che parla per il suo fantastico maestro che Baba Sava. Do we have this kind of love for our master? We should question ourselves. Abbiamo questo tipo d'amore per il nostro maestro? Dovremmo chiedercelo. If you have this type of love, this kind of love, then you know what will happen. We will realize in our life what Master Kirpal realized in his life. Se avremo o abbiamo questo tipo d'amore per il nostro maestro, allora sapete che cosa accadrà? Accadrà che noi, come il maestro Kirpal, realizzeremo la completa liberazione in questa vita. That's the only way. Mind you, God is love. Really, God is love. He has many attributes, of course. But in his core, in his essence, he is pure love. Ricordatevi, Dio è amore. Dio ha tantissimi attributi, ma nella sua essenza, nel suo centro nucleo è amore straordinario. So, we can achieve him only if we develop this incredible love for ourselves, for our master, for everybody, for everything. Quindi noi potremo realizzarlo soltanto se riusciremo a sviluppare questo incredibile amore per noi stessi, per il nostro maestro, per tutti gli esseri umani, per tutte le cose. Giving this incredible, deep consideration to the all aspects of life. To the everything in life. That's the way to live a divine life. Dare questa incredibile considerazione, questa potente, penetrante attenzione, considerazione a tutte le cose che rappresentano la vita in generale, è il modo per vivere una vita divina. So, let's move in this direction. That's the way. Let's just follow it. Per cui cerchiamo di muoverci in questa direzione. Cerchiamo di andare avanti. So now we go to this letter of Baba Sawan Singh. It's a short one, but it just keeps, you know, keeps in this going in this direction. It tells us these very same things. In his own way, of course. Per cui ora andiamo, passiamo a questa lettera di Baba Sawan Singh. Continua a insistere in questa direzione, ci dice più o meno le stesse cose. Ovviamente a modo suo. So I try to sing it, because it's nice to sing these poems, these letters. Letters of a master, that kind of poems. So this letter by Baba Sawan Singh is like a bhajan, it's like a holy song to me. Quindi cerco di cantarvela. Poiché le parole di un maestro, sia che siano lettere, sia che siano poesie, sia che sia prosa, qualsiasi cosa, è sempre, sempre poesia. È sempre un canto sacro.
così lo considero. I wish that you would go in and make conscious progress inside. If the way is long and slippery, faith in the master and the practice of this sun current makes you stable on the path. Perseverance and courage bring us nearer to the end of the journey. Perseverance and courage bring us nearer to the end of the journey. You are right in praying for help within, as the inner master is always ready to help, provided we ask for help in sincerity and earnestness. You are right in praying for help within, as the inner master is always ready to help, provided we ask for help in sincerity and earnestness. Provided we ask for help in sincerity and earnestness. Ti auguro di entrare interiormente e avere un cosciente progresso interiore. Se la via è lunga e scivolosa, la fede nel maestro e la pratica della corrente sonora ti renderà stabile sul sentiero. La perseveranza e il coraggio ci porteranno più vicini alla fine del viaggio. Hai ragione nel pregare cercando aiuto interiore, poiché il maestro interiore è sempre pronto ad aiutare. Se però chiediamo aiuto in tutta sincerità e con intensità, so, I wish that you would go in and make conscious progress inside. This is the good wish of the master. This is what the master wants. This is what the role of the master is all about. Bringing in the life of people a conscious inner progress. Quindi, ti auguro di entrare interiormente e compiere un progresso cosciente interiore. Questo è l'augurio del maestro, questo è lo scopo della vita di un maestro, del suo ruolo, aiutare la gente a progredire interiormente in modo cosciente. This is very important, to progress in a conscious way, not in an unconscious way. Questo dettaglio è molto importante, riuscire a progredire sulla via in modo cosciente, non incosciente. Means we should know about our progress, we should be aware of it. Cioè vuol dire che dovremmo essere consapevoli del progresso che compiamo sulla via. Altrimenti a che serve? Anything is useful for us, it's helping to improve our life if we are conscious of it. If you are not conscious of it, then it doesn't really make a difference. So it's very important, as
Azur Baba Sawan Singh says to be aware of what's happening to us on the path. Per cui è molto importante per noi, come Baba Sawan Singh qui ci suggerisce, di essere consapevoli di quello che ci sta succedendo sulla via. Actually, it requires a lot of attention, a lot of awareness to be conscious, aware of what's happening to us on the path, of the progress we are making. In realtà è richiesta tanta presenza, attenzione, consapevolezza per renderci conto di quello che ci sta accadendo sulla via. You know, most of the people keep following the path, but they're not really aware of what's happening to them. We must say also that many people do not really busy themselves with the path. They do it in a routine-like way. This way is not very effective. Bisogna anche dire che molte persone seguono la via senza questa acutezza, presenza, ma routine. Per cui ovviamente quando è così che va, allora non avviene veramente un progresso interiore. So we should be very careful, very attentive about not making the path a routine like something. Per cui dovremmo essere ben attenti a non rendere il cammino interiore, il sentiero, una routine. Because, as the saying goes, routine kills. Perché, come il detto dice, la routine ammazza, uccide. So we should always try to make the path alive and interesting. Perché dovremmo sempre cercare di rendere il sentiero, il cammino interiore, interessante e vivo. Obviously, we can do this if we keep doing our practice steadily. Ovviamente riusciremo a far questo se continueremo a fare la nostra pratica in modo stabile, continuo. It doesn't have to be that today we feel like meditating and we meditate. Tomorrow we don't feel like, so we don't. This way, we just give up the path because that's the trick of the mind. That's the way the mind tries to impede us from going on the path by making us unconstant, breaking off. Quindi potremmo fare questo se saremo costanti sulla via. Non funzionerà se oggi meditiamo, domani non me la sento e non medito, perché questo è veramente un trucco della mente, è un po' il ruolo della mente, quello di metterci alla prova per vedere se siamo veramente determinati. Se non siamo veramente determinati, allora perdiamo il cammino, perdiamo la via, perdiamo il sentiero. So the role of the mind is that of really putting us to test, to see if we really want it. The mind is not a bad thing. It's something that puts us to test all the time. It is an instrument in the hands of God to test sincere seekers, to see if they're really sincere or not. È uno strumento nelle mani di Dio per mettere alla prova i ricercatori per vedere se sono veramente sinceri o no. If you're not really sincere, then we give up. We follow the mind. We don't follow what we have promised to the master and the initiation. Se seguiamo la mente, allora non seguiamo il maestro. E non facciamo quello che abbiamo promesso al maestro al momento dell'iniziazione. Master Kirpal used to say always, dear ones, don't stop doing it. Keep doing it. Just go on.
Il maestro Kripal diceva spesso, cari miei, non smettete di fare la pratica, continuate a farla, insistete. So, the master is there to help us make a conscious progress within. Per cui il maestro ci aiuta sempre per riuscire a fare un cosciente progresso interiore. So which are the helping factors here? We have been telling now about perseverance. Keep doing it. Baba Sawan Singh then in the next sentence, he says that the path, as you say, is long and slippery. It is true. But if you have faith in the master and you keep doing the practice of the sound current, this will make you stable on the path. Nella frase successiva, Baba Sawan Singh sta dicendo a questo suo discepolo, senti, come tu dici, è vero che la via è lunga ed è scivolosa, ma la fede nel maestro e la pratica della corrente sonora ti renderà stabile sul cammino, sul sentiero. So the side goes. What helps us keep going on the path? He says faith in the master. You have faith in the master if you, first of all, have love for the master. If you don't have love for the master, you won't have faith in him. Quindi cosa ci aiuta a procedere sul sentiero? Qui Baba Sawan Singh ci dice fede nel maestro innanzitutto. Il fatto è che se non abbiamo amore per il maestro, non avremo neanche fede in lui. So first of all, we should have developed this incredible love that will help us having faith in the master. Quindi, come prima cosa, dovremo cercare di sviluppare questo grande amore che ci permetterà di avere fede nel maestro. It's so consecutive. You have love for the master, you keep the company of the master, and you see very deep, important things happening in your life. This increases your faith. Vedete, se avete amore per il maestro, allora cercherete di mantenere la sua compagnia, di meditare con lui, di fare ritiri con lui, e in queste occasioni cose profonde, importanti, potenti, accadono. Questo vi aiuta a sviluppare amore per il maestro che porta poi ad aver fede in lui. È tutto consecutivo. So, that's how it is. We have to try to meditate with the master. Go for retreats. Attend retreats. And meditate. Go through these very intensive days of a retreat. Intensive meditation days of a retreat. These will provoke very wonderful things to happen within you, both as inner experience in meditation, as very beautiful, loving, devotional sensations that do come up. Your mind will be clarified, will become clear about the important things in life, but how important the path and divine realizations are important in your life. Quindi se manteniamo la compagnia del maestro e passiamo attraverso l'intenso programma che c'è durante i ritiri, questo porterà a sviluppare, ad avere certe esperienze interiori, ad avere fantastiche sensazioni di amore e devozione per il maestro. La nostra mente sarà chiarita, perché attraverso il satsang noi saremo riportati sempre a quel centro, a quelle verità fondamentali della vita, che riassumeranno la loro giusta priorità, e questo ci permetterà di sviluppare quest'amore
potente, sincero, profondo per il maestro, che come conseguenza ci permetterà di aver fede in lui. So Baba Sawan Singh says, you have to have faith in the master. Now we have said that to have faith in the master, we have to have love for him. To have love, we have to spend time with him, we have to meditate with him, experience wonderful things. This way, we will have faith in the master. Per cui Baba Sawan Singh ci sta dicendo che ci vuole fede nel maestro. Abbiamo visto che per avere fede nel maestro bisogna avere amore per il maestro. Per avere amore per il maestro bisogna meditare, andare ai ritiri, passare attraverso questi intensi giorni di ritiro, affinché vengano fuori tutte queste belle esperienze che durante i ritiri accadono. In questo modo avremo questa fede così necessaria per poter procedere sul sentiero. In fact, what is he then telling afterwards, after this? He's telling the practice of the sun current makes you stable on the path. Faith and the practice of the sun current. Infatti, che ci sta dicendo poi? Che è la pratica della corrente sonora, è la fede che ci rendono stabili sulla via. So, it's very simple, isn't it? It is. It's very clear. Perché è molto semplice, non lo è? È molto chiaro. Se vogliamo avere fede nel maestro, dobbiamo fare la pratica dell'ascolto della corrente sonora, la ripetizione del Simran, e poi cercare di manifestare la luce in noi. Per cui se vogliamo, so if we want to have faith in the master, we have to do our spiritual practice, listen to the sound current, meditate on the inner light, repeat the Simran, go within. This will allow us to have the love and the faith in the master. When this happens, when we are so full of love for the master, when we have faith in him, then our life, it's a wonderful something. Because we feel very secure, we feel very stable. The path becomes something very real and very stable for us. Per cui quando attraverso la pratica della meditazione sul suono, sulla luce, ripetizione del Simran, abbiamo queste bellissime esperienze, allora abbiamo fede nel maestro, amore per il maestro, quando questo renderà la via stabile per noi. Il nostro percorrere la via sarà stabile e sicuro. E questo ci renderà felici, perché è bello essere certi, sicuri di in che direzione ci stiamo muovendo. And this will make us very happy, because it's very nice, it's very good to be sure about what we are doing in life, where we are going, what we want to reach, and that we are moving in that direction in a definite way. So dear ones, this is what Baba Sawan Singh is telling us. Test your spiritual practice. Have faith in the master. Then you will be very stable on the path. Per cui, cari miei, questo è ciò che Baba Sawan Singh ci sta dicendo. Se volete essere ben stabili sul cammino, fate la vostra pratica di meditazione. Questo vi permetterà di avere fede nel maestro e in questo modo procederete sul cammino. You know, one thing is believing in something, one thing is experiencing something. Vedete, una cosa è credere in qualcosa, una cosa è sperimentare quel qualcosa. Faith with no experience is not grounded. Master Kripal used to say that faith without experience, it's a shakeable faith, can be shaken by anything.
But when faith is grounded on experience, then it's very stable. La si perde facilmente. Mentre invece la fede che è basata sul... Allora, questa rimane ben stabile sempre. E vince ogni prova. And wins any test. Overcomes any test. So, this kind of experience, we can have it only if we do our spiritual practice. If we listen to the sound current, if we manifest the inner light, if we do an incredible simran that uplifts our consciousness, and we begin having such a clear and enlightened mind. Quindi, tutto questo è possibile averlo se facciamo la nostra pratica, se ascoltiamo la corrente sonora, se manifestiamo la luce in noi, se facciamo questo intenso simran che innalza la nostra coscienza e ci fa vedere la vita da una prospettiva elevata, completamente diversa dalla consueta. So, dear ones, do we want to be on the path? Do we want to progress on the path? Do we want to err on the path? Per cui, cari miei, vogliamo stare sulla via? Vogliamo progredire sulla via? Vogliamo raggiungere qualcosa? If yes, we have to do spiritual practice. Se sì, allora dobbiamo fare la nostra pratica spirituale. Otherwise, we are just deceiving ourselves. And we are trying to deceive God also and the Master. Altrimenti stiamo ingannando noi stessi. Stiamo cercando anche di ingannare Dio, il Maestro. Now, you know, we can fool ourselves very well. We do it always. We keep doing it. Ora vedete, possiamo ingannare noi stessi quanto ci pare. Continuiamo a farlo, lo facciamo sempre. But if you want to fool God, if you want to cheat God and the Master, then we are so stupid. Who are we? Ma se cerchiamo di ingannare Dio e il Maestro, allora siamo veramente stupidi. Chi siamo? So, we don't want to be such people. We want to be, you know, worthwhile people with a dignity. Per cui non vogliamo essere persone di questo tipo, vogliamo essere persone di valore con una dignità. So a dignified person does not cheat himself, herself, does not, you know, fool the Master and God. Perché una persona dignitosa non inganna se stesso, non prende in giro se stesso e né prende in giro Dio e il Maestro. So we want to be this kind of people who, you know, dignified people who have chosen to follow the spiritual path and want to make something out of it. Per cui noi vogliamo essere persone dignitose che hanno scelto di seguire questo sentiero e vogliono farne qualcosa di valore. What else is so important on the path according to Baba Sawan Singh in this letter? Che altro è così importante per procedere sul sentiero secondo Baba Sawan Singh in questa lettera? La perseveranza e il coraggio. Perseverance and courage bring us nearer to the end of the journey. La perseveranza e il coraggio ci portano vicini alla fine di questo viaggio. Perseverance and courage. Perseveranza. Coraggio. To follow the path, we have to be brave, definitely. Sanji used to talk always, very often, in his satsangs about this topic, courage. Be brave. He used to say, be a brave soldier. Don't be a coward.
Quindi il coraggio è molto importante sulla via. Sant'Jaip Singh continuava a parlare nei suoi satsang, spesso ne parlava di questo argomento, il coraggio. Diceva, siate soldati coraggiosi e non codardi. You know, he had been in the army and he had been on you know, the Second World War. He had been in Europe fighting, you know. And he knew what it means to be a brave soldier. Sapete, lui era stato nell'esercito ed era stato nella seconda guerra, ha preso parte alla seconda guerra mondiale, prese parte. Di conseguenza sapeva che vuol dire essere un soldato coraggioso o un codardo. So he used to say that we can fight any war. Man may be capable of fighting any war. Man may be capable of fighting anybody, conquer the world, he would say, but very difficult to conquer the mind. Per cui diceva, l'uomo può conquistare tutto, può essere molto coraggioso in una guerra, conquistare il mondo, però molto difficile conquistare la mente. He used to say, if anybody tells me that I have conquered my mind, sorry, I wouldn't believe, I touch my ear, he would say, that's how they say in India. I touch my ears, I don't believe it. Lui diceva, se qualcuno mi viene a dire, ho conquistato la mente, ho vinto la mente, diceva, beh, mi dispiace, ma mi tocco le orecchie, così dicono in India. Non ci credo. And then he would add, it doesn't mean that nobody wins over the mind. Saints do win over the mind. It's possible to win over the mind, but very rare, really, very rare people have these perseverance, determination, bravery. Questo poi diceva, non vuol dire che nessuno ha mai vinto la mente, i santi sono riusciti a vincere la mente, però sappiate, sono talmente pochi, è talmente raro questo fenomeno, che se qualcun altro, chiunque mi dica, ho vinto la mente, stento a crederci. So, it's possible if we keep persevering with bravery, with courage. Per cui è possibile se continuiamo a perseverare con coraggio. We have to face the mind. It's such an enemy. Worse than any enemy. Dobbiamo affrontare la mente, che è un tale nemico, peggiore di qualsiasi nemico. Sanji used to say the mind takes up so many forms, so many aspects. Sometimes it acts as a friend and tries to give you good advices. Sometimes it acts as an enemy. So sometimes as a friend gives good advices about, you know, give up the path. Why do you trouble yourself so much? Why do you take such a burden on you? Go enjoy your life. If it doesn't succeed this way, then tries other means. Tries to frighten us, to scare us to death sometimes. Quindi la mente adotta molti modi, diceva Sanji. Talvolta agisce come un amico, allora vi dà buoni consigli, vi dice, ma che fai sulla via? Ma che ti sacrifichi così tanto sulla via? Perché fai tutti questi sforzi? Ma vai, goditi la vita, ma che ti tormenti a fare? Bene, se non l'ascoltiamo e non seguiamo questi suoi buoni consigli, allora prova con altri mezzi, cerca di spaventarci con ogni cosa possibile. Because, as I said before, the mind is an instrument in the hands of Supreme Being, Supreme Satguru, to test the seekers and see how determined they are to keep going on the path. Perché, come ho detto prima, la mente è uno strumento nelle mani dell'essere supremo, del Supremo Satguru, per mettere alla prova i ricercatori, per vedere fino a che punto sono veramente determinati a procedere sul cammino.
e raggiungere la suprema realizzazione. So that's the role of the mind. Per cui questo è il ruolo della mente. E noi dobbiamo essere abbastanza astuti, abbastanza, per riuscire a vincere questo essere, questo fattore così furbo, così astuto. So we have to be very intelligent in order to win over this very cunning, very smart enemy. So perseverance and courage. Let's do it. Let's keep doing it. Quindi la perseveranza e il coraggio. Continuiamo a farlo. Insistiamo. Perseveriamo. Only if we persevere, we reach the end. Otherwise, not possible. Se perseveriamo, raggiungeremo la fine del cammino. Altrimenti è impossibile, semplicemente. You are right in praying for help within, as the inner master is always ready to help. Fai bene a pregare interiormente per ricevere aiuto, perché il maestro interiore è sempre pronto ad aiutare. This is the next sentence of our Supreme Satguru Bhavasavan. Questa è la frase successiva in questa lettera del nostro Supremo Satguru Bhavasavan. Dice, fate bene a pregare interiormente per ricevere aiuto, perché il maestro interiore è sempre pronto ad aiutarvi. He says, you are right in praying within for help, because the inner master is always ready to help. We might think, well, the master will help us anyway, whether we pray or not. But no, it's very important to pray, to ask. Ask and you shall be given. Potremmo dire, a che serve pregare? Il maestro, il supremo Sadguru ci aiuterà, anche se non chiediamo, perché sa cosa è necessario. No, è molto importante pregare, perché è detto, chiedi e ti sarà dato. If you don't ask, it won't be given unto you. And he says, if you ask to this your Father in heaven for bread, he won't give you a stone, he will give you bread. E poi si continua con, se chiedete al Padre vostro nei cieli pane, non vi darà un sasso, vi darà il pane. So we should ask the right thing. We should ask for this bread of life. As Kipal used to often quote this saying of the Gospels, bread and water of life. Ask for the bread and water of life. Il maestro Kipal spesso citava questa frase dei Vangeli, chiedete l'acqua e il pane della vita. What are these bread and water of life, he used to say. He would say. Bread and water of life are the inner sound and the inner light. That's what feeds us, nourishes us spiritually. E poi diceva, che cos'è questo pane e acqua della vita? Bene, è il suono interiore, è la luce interiore. Questi sono gli alimenti che ci nutrono spiritualmente. So, we have to pray, yes. We have to ask. Not just ask. We have to keep insisting, persevering, asking and asking. We have to become kind of obsessive. Quindi dobbiamo continuare a pregare. Dobbiamo pregare e insistere con questa preghiera. Dobbiamo diventare insistenti, ossessivi. Swami Yogananda had a very nice sentence about this topic. He used to say, you have to kind of bomb the heavens, you know? With your request, just keep bombing the heavens with your request about, you know, asking help on the path, asking grace to achieve liberation, enlightenment,
moksha, whatever. Baba Sawan Singh aveva una frase, no, scusate, Swami Yogananda aveva una frase molto, molto bella per illustrare questo fatto. Diceva: dovete continuare a bombardare il cielo di richieste per poter conseguire la realizzazione, l'illuminazione, moksha. Dovete bombardare continuamente di richieste quest'essere divino. E allora vi ascolterà. E ovviamente se vi ascolterà, vi concederà quello che chiedete. And obviously, if he will listen to you, then he will grant you what you want, what you're asking for. But here Baba Sawan Singh tells us, you know, Master is always ready to help you. The inner master is always ready to help you, provided you ask for help with sincerity and earnestness. Poi Baba Sawan Singh qui ci dice, il maestro interiore è sempre pronto ad aiutarvi, però è pronto ad aiutarvi se chiedete aiuto con sincerità and intensità, perseverante richiesta. Master Kripalu, you tell a very nice, it's a very simple story, but you know, simple stories sometimes show very deep truths. Il maestro Kripalu raccontava a questo riguardo una storia molto semplice, caruccia, ma sapete, talvolta, spesso anzi, le storie semplici hanno profonde verità. So you say, there was a mom in the kitchen, being in the kitchen, cooking things, doing her things, and the child was, her child was in the other room playing, doing his things, amusing himself. You know, sometimes children become wild, a bit alive, too alive, and so they run into troubles. So this child, in his playing, he fell down and he felt desperated. So he really shouted, Mom, come and help. So Mom felt, heard, and felt that this is, it's real, he's in troubles, and I have to run to him. So she left everything there, important, non-important, and she ran to the child, to her kid, and she helped him, and, you know, took him in, you know, her arms and caress him, pussy, kiss, and this and that. And so the child, afterwards, he thought to himself, well, it's so easy to to call for the mom and have her come to me whenever I want. I can even act and pose that I am in troubles. I call her and she comes. So the next day, he was again in his room playing, and mom was doing her own things. And so the child, you know, it became tricky. So he said, Mom, I am in troubles. But mom, you know, she's not stupid. So she understood that this is not like yesterday. It's not the same call. It's not the same cry. So she didn't go. So he kept calling, Mom, I'm in troubles. But she didn't go. So eventually he went to her and said, Mom, how come yesterday I called for you and you came, and today I keep calling for you and you don't come? She said, you know, yesterday I understood that you were in real troubles and I came. Today I understood that you were not in real troubles, that you were acting and posing, so I didn't come. So that's how it is. This is what Baba Sawan Singh means here. If our call is sincere and done with earnestness, then yes, get help. Our Sadhguru comes to our rescue and helps us. C'è questa bella storia, dicevo, in cui il maestro Kripal raccontava che c'era una mamma, era nella cucina della casa, stava facendo le sue cose, cucinando, sistemando cose. Il suo bimbo era nella sua stanza e stava giocando.
A un certo punto il bambino, già che sapete benissimo che i bambini possono diventare molto vivaci e talvolta crearsi problemi, cadde, si fece male e gridò disperato: "Mamma, vieni ad aiutarmi." Allora la mamma sentì che era una chiamata veramente sincera e che questo bambino aveva problemi, si era creato problemi, per cui lasciò tutto. Qualsiasi cosa stesse facendo, lo lascio perdere e corse da lui, se lo prese in braccio e diede adesso bacio, lo strinse a sé e lo calmò. Per cui il bambino pensò: "Oh, è così facile chiamare la mamma e farla venire quando mi pare." Il giorno successivo, la stessa cosa, la mamma stava facendo le sue cose in cucina o altrove nella casa. Il bambino stava nella sua stanza e giocava. A un certo punto voleva che sua madre andasse da lui, per cui, senza un vero problema, gridò: "Mamma, vieni, ho bisogno d'aiuto." La mamma sentì che non era la stessa chiamata di ieri, quindi non ci andò. Lui continuò a ripetere la chiamata per alcune volte, ma la mamma non ci andò. Allora il bimbo a un certo punto andò dalla mamma e le disse: "Mamma, come mai ieri ti ho chiamata e sei venuta? Oggi ti ho chiamata così tante volte e non sei venuta." Le disse: "Non sono venuta oggi perché non era la stessa chiamata di ieri, non era altrettanto sincera, non era una vera chiamata. Era evidente che non avevi problemi, stavi semplicemente recitando una parte." So, the same thing is for us. If you want this Supreme Lord, this Supreme Satguru, Supreme Being, this timeless, all-powerful, call it by any name you want, this Anami, to come and help us, we have to call him with a very intense, sincere call. Quindi è così che stanno le cose. Se vogliamo che questo Satguru Supremo, quest'essere eterno, onnipotente, chiamiamolo come ci pare, questo Nami, venga in nostro soccorso, allora la nostra chiamata deve essere sincera e profonda, insistente, altrimenti non ci darà retta semplicemente, non ci prenderà in considerazione. He won't take us into consideration, simply. So, in this beautiful letter, short but very meaningful, full of very excellent advices, Baba Sawan Singh has told us what we have to do if we want to achieve the goal that we have set for ourselves by coming on the spiritual path. Quindi in questa breve lettera, ma molto concisa, molto profonda, Baba Sawan Singh ci ha detto che cosa dobbiamo fare se vogliamo raggiungere l'obiettivo finale che ci siamo posti venendo su questa via. So he says, we have to be conscious of what's happening to us, aware of our progress or non-progress. We have to have faith and love for the Master. We have to do spiritual practice. We have to pray to him with sincerity and earnestness. Then we be sure that we go all the way to the end and we will reach such kind, that region of perfect truth, where no falsehood is present, where no duality is there, where no sorrow of any kind, just perfect bliss, supreme beatitude, ananda, that's what is there. Per cui, se vogliamo raggiungere i fini che ci siamo posti in questa via, dobbiamo seguire esattamente quello che Baba Sawan Singh ci consiglia qui in questa lettera. Quindi innanzitutto dobbiamo essere coscienti di quello che stiamo facendo sulla via, di quello che ci sta accadendo. Progresso cosciente, lui dice. O non progresso cosciente. Rendiamoci conto di dove siamo, che stiamo facendo, che ci sta accadendo.
Dice poi che dobbiamo avere fede e amore nel maestro. E dobbiamo fare la pratica dell'ascolto della corrente sonora, la visione della luce. Simran, cantare bhajan, qualsiasi pratica spirituale il sentiero ci proponga o ci propone. Poi dobbiamo pregare e pregare con sincerità e con onestà, con intensità. Allora potremo raggiungere Satsang e vivere in questo stato di completa beatitudine, estasi, ananda. So we want to bow down at the holy feet of Baba Sawan Singh and pray to him the way he says, with sincerity and earnestness, to please allow us to always be sincere, true, and keep going on the path and reach our destination. Per cui ci inchiniamo profondamente ai piedi di Azur Baba Sawan Singh e lo preghiamo con quella sincerità e intensità di cui lui parla, di aiutarci a raggiungere l'obiettivo finale, il fine della via che stiamo seguendo, che stiamo percorrendo. So thank you for listening. I'm always glad to share this time with whosoever is present live while I speak, while I give the talk, with whosoever listens to it later on in 10 years, in 20 years, tomorrow, whatever. I'm very happy to share this because this is what I've been doing my whole life, and I know it's so very important, and it's so nice to come into that state of union with this Supreme Satguru. It's so wonderful. Per cui sono sempre contento di condividere con chi ascolta il Satsang live, in diretta, chi lo ascolta domani, chi lo ascolta fra 10 anni, chiunque. Perché questo di cui parlo è ciò che ho fatto in tutta la mia vita. E so quant'è fantastico poter sperimentare questo stato di unione con l'essere supremo. Passare oltre la dualità e raggiungere l'unità dell'essere. So let's try our best in this direction. Per cui facciamo del nostro meglio in questa direzione. Now we sing some of the Simran a bit and then guide you in meditation and guide myself also in meditation. And let's try to, again, be fully attentive. You can also sing wherever you are and try to go within as much as possible. Satnam Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. Siri Vahe Guru, Siri Vahe Guru, Siri Vahe Guru, Siri
Anami, 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 Satnam, Satnam, Satnam. Satnam Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami, Sri Vahe Guru, Sri Vahe Guru. Sri Vahe Guru, Sri Vahe Guru, Anami, 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 Anami. Now, by withdrawing our attention from all outside, we want to direct it at the seat of the soul in the body, behind the eyes. But all'esterno e dirigerla alla sede dell'anima nel corpo che sta dietro gli occhi, nel mezzo della fronte. And here we have to keep looking steadily in the center. E qui dobbiamo continuare a guardare in modo fisso, stabile, nel centro. As far as our inner glance is fixed, minutely looking in the center, we don't think. We begin thinking if we stop looking. Fino a quando il nostro sguardo è minuziosamente intento a guardare nel centro, non pensiamo. Riprendiamo a pensare se smettiamo di guardare. So let's please keep looking minutely, penetratingly in the center. Per cui, per favore, continuiamo a guardare in modo continuo, minuzioso, penetrante nel centro. Just looking and looking and looking. Guardare, guardare e ancora guardare. We don't want to think of anything. We just want to look. Non vogliamo pensare a niente, vogliamo solo guardare. Moreover, besides looking, we also want to call this Supreme Being. So we repeat the Simran, that is his own names. Inoltre, oltre a guardare, cercare questo essere supremo, lo vogliamo anche chiamare, per cui ripetiamo i Simran, che sono i suoi propri nomi. So meditation consists mainly of this. Looking for him, calling for him. Per cui la meditazione consiste principalmente
cercarlo guardando, chiamarlo. Looking and calling, looking and calling. And beloved Master Kripal used to say, if you keep calling somebody, eventually they will listen to you. E l'amato Maestro Kripal diceva, se continuate a chiamare qualcuno, a un certo punto vi ascolterà. We'll open the door, look at you, and ask, what do you want, dear son? Then we will say, oh, I just want you, nothing else. E Maestro Kripal diceva che se continuiamo a chiamarlo ci ascolterà e aprirà la porta e ci chiederà che cosa vuoi, caro figlio? E noi diremo, oh, voglio te, te e solo te. So we want him above all, above, even ourselves. Per cui noi vogliamo lui al di sopra di tutto, al di sopra anche di noi stessi. We want to forget about ourselves and melt into him. Vogliamo dimenticare noi stessi e scioglierci in lui. So we pray this inner guru to please show yourself to us, manifest yourself the way you want. Per cui preghiamo questo guru interiore, manifestati, mostrati a noi in qualsiasi modo tu vuoi. Let our consciousness be so much transformed that we no longer feel to be this separated I, but just this supreme I. Trasforma la nostra coscienza così tanto da non sentirci più questo io separato, ma questo io supremo. So, beloved Masters, Sawan Kripal Jaip, please help us achieve this. Per cui, amati maestri, o Sawan Kripal Jaip, aiutateci a conseguire questo.